17 agosto, ore 12:35, sono di fianco all'isola ecologica della Graziosa. Questa è la situazione. Cioè, dite voi se può essere una roba normale, se può essere una roba accettabile questa. Questa è la situazione, là ci hanno messo addirittura una lavatrice lì in mezzo. E anche stamattina, passando per la Graziosa e avendo avuto segnalazione dai cittadini, perché noi abbiamo un gruppo WhatsApp di oltre 50 persone, che ci segnala le problematiche sul territorio. E stamattina ci siamo recati alla Graziosa e abbiamo trovato davanti all'isola ecologica una situazione a dir poco vergognosa, di rifiuti abbandonati, ma come potete vedere dalle immagini è una situazione veramente pietosa. Noi lo denunciamo da tempo che la zona è, diciamo, terra di nessuno, nonostante le sbandierate telecamere che ha presentato Zuffi a gennaio, che sono costate 12.000 euro, ci sono carovane di zingari in continuazione che distruggono e divelgono spesso l'idrante posizionato in quella zona, lasciano rifiuti e degrado, e c'è il problema dei sversamenti selvaggi che a volte sono nei fossi, a volte sono davanti all'isola ecologica, come potete vedere dalle immagini di stamattina. Ribadisco, noi condanniamo con forza l'inciviltà, ma altrettanto con forza chiediamo all'amministrazione di muoversi e risolvere un problema annoso, anzi lì è un multiproblema annoso e che per adesso non viene considerato da loro, nonostante i continui annunci.